Quanti microfoni abbiamo importato? Una dozzina di microfoni, 2 ampli per la chitarra, ampli del basso, 4 chitarre, un synth, una tastiera, un Rhodes, la batteria, ah già, il registratore, 2, uno per gli appunti, uno per i multitraccia e la spia per la voce, per suonare in libertà, registrare se viene fuori roba figa e fare così tutto il giorno. Secondo me è buono. Non c'è tanto riverbero dentro la stanza. Siamo appena arrivati. Cosa dici? Sì, abbastanza. Che per adesso sembra di essere in una vacanza normale. Non c'è ancora quel... Il super fermento musicale che si spera, speriamo che arrivi. La stanza è bella, suona bene, solo che bisogna suonare molto piano e quindi cioè, bisogna abituarsi a suonare piano, perché noi siamo tutta gente che suona fortissimo, cioè vuol dire anche cambiare modo di suonare, non è solo abbassare il volume. Potrebbe essere un elemento di novità. Poi io ho inserito da questa session in poi, ho detto da questa nuova tecnica all'avanguardia, che è quella di togliere la cordiera del rullante. E quindi suonerò sempre senza cordiera. Che desolazione però sto paesaggio. Abbiamo una cosa come 25 pezzi su cui lavorare e di cui praticamente ci piacciono tutti, forse tranne 2. Ho l'impressione comunque che, come dicevo prima Harry, non possa non passare una nuvola per mesi qua sopra. Cioè... Si mescola tutto e si guarda che la consistenza non è giusta, dopodiché si immergono nella pastella le cose che vogliamo fare, in questo caso dei dadini di prosciutto, della scamorza.
qua ci sono dentro gamberetti e ovviamente i fiori di zucca da fare con l'acciughina. Ah, mozzarella! Fischte quattro. Permesso a me a mettere a posto.